Amici di Telegolfo, un cordiale benvenuto da Giuseppe Cabano e dall'Esterna 3 condotta da Nicola Dell'Anno. Qui al Pala Borrelli si incontrano per uno scontro di altissima classifica il Minturno di Mr. Vanderlei e lo United Aprilia. Già sul campo le due squadre, i due capitani a salutarsi, Gaglietti e Petronzio sul centrocampo. Andiamo a vedere le squadre in campo. Prima di tutto lo United Aprilia che si presenta con il numero 4 Gaglietti, numero 5 Pacchiarotti, 6 Fagnani, 7 Cannatà, 8 Galati, 9 De Cicco, 11 Armenia, 21 De Santis, 23 Pacchiarotti, 24 Tetti, 33 Busti e 22 Filippini. Ovviamente agli ordini di Mister Robbiani. Dall'altra parte il Minturno con il numero 1 Iborra Victor Torres, Treglia Ruben con il 4, Da Silva Diego con il 6, Alex Robles con l'8, il 9 Augusto Vanderlei, anche allenatore di questa squadra, il 10 Adriano Texeira, 13 Giovanni Cardillo, 16 Antonio Esposito, 17 Panata Thomas, il 19 è Da Silva Viera Murillo e il 20 Luis Garcia Antonio. Col 12 Renato Petronzi, il capitano, l'allenatore l'abbiamo già presentato, Augusto Vanderlei. È un Minturno che deve riprendersi dopo la brutta scoppola contro il Real Stella, non ha giocato il turno infrasettimanale di Coppa contro lo Sporting Juvenia, quindi capitolo rimandato. L'Unione d'Aprile invece è una squadra che a fari spenti ha ritrovato la parte alta della classifica, adesso secondo posto alle spalle dell'Italpool, 23 punti contro i 18 del Minturno, quindi è una squadra di alto livello e che sicuramente non è venuto a fare una gita qui sul parquet minturnese. 20 minuti pronti a scorrere. Nel quintetto c'è il numero 7 Cannatà, numero 6 Fagnani, numero 23 Pacchiarotti e col numero 4 Gaglietti il capitano. Ovviamente completa il quadro il numero 22 Filippini. Tutti pronti per il calcio d'inizio. Panata Thomas, Adriano, Robles e Murillo, oltre ovviamente a Torres per il Minturno. In questo momento la partita, pallone controllato da Adriano subito per Vanderlei. Vanderlei che qui va a tamponare il diretto avversario, si ferma subito il gioco per il primo fallo, praticamente pronti via, primo fallo di Mister Vanderlei che ha iniziato subito aggressivo praticamente con il portiere di movimento. Pallone gestito di Nadia D'Aprile, adesso va la squadra ospite in possesso di palla, si torna da Torres, piccolo tocco per Torres, gestisce la sfera, poi la consegna ad Adriano poi Murillo scambiano i due con un pallone da mediana verso Vanderlei, lancio in avanti, si chiude ogni varco, quindi nulla da fare per il pallone che potrà essere gestito dalla squadra minturnese. Il tiro di Vanderlei alto sopra la traversa, primo, potremmo dire così, pensiero per il portiere Busti quando mancano 19:13 da giocare. Lancio in avanti, doveva fare per Filippini, non Busti. Che riparte dai piedi di Adriano. Adriano a passeggio verso Da Silva, poi Da Silva cerca il dribbling sui diretti avversari, ritorna sui due passi, la gioca su Adriano, Dragono le due, Vanderlei in avanti proprio per Adriano, tutto chiuso, c'è un tocco quasi timido da parte di Filippini, poi Adriano recupera il pallone, Vanderlei in mezzo, atterrato Murillo. Murillo a caccia del pallone, messa fuori la sfera sull'attacco di Gaglietti,
che sarà da giocare per i rosa dello United Aprilia. Palla che va per Pacchiarotti. Galieti a seguire per Cannatà, il lancio chiude un triangolo larghissimo, si spegne però in fallo laterale il pallone. Vanderlei prova a portare a passeggio avversari, poi lo scavetto a cercare Texera, con calma Texera cerca ancora il proprio mister, in mezzo per Da Silva, si perde il pallone Da Silva, aveva trovato per un attimo il Varto con la finta di corpo, Rillo superato, si fa tutto il campo, numero 4 Galieti, salvo poi accompagnare il pallone fuori. È controllato ogni turno Vanderlei, la lascia comoda poi Adriano, ancora per il proprio mister, porta a passeggio la sfera sopra la metà campo per Murillo. Praticamente si stanno studiando per il momento le due squadre, Adriano non supera Pacchiarotti, ancora Murillo per Da Silva che è indietreggiato, cercava Vanderlei, trova solo avversari, Galieti arriva su di Murillo, doveva fare Cannatà per la rimessa laterale. L'arbitro va a dare indicazioni ai giocatori sulle posizioni da tenere per le distanze. Allora pallone che ricomincerà il proprio viaggio in avanti, Galieti, buono il suo controllo, entra in aria, supera però la linea del fondo, pallone che è subito recuperato e messo in viaggio per Vanderlei. Texera in avanti per Da Silva, buona la finta di corpo, rientra e la mette dentro. Da Silva cambia il risultato 1-0, la mette dentro lui. Primo pallone messo dentro al minturno, Da Silva ottima la finta di corpo, poi portiere da un lato, palla dall'altra. 1-0, si torna a metà campo, il tiro che quasi sorprende Torres, alto sulla traversa, sorpreso anche il nostro rivale dell'anno praticamente il tiro. Murillo per Vanderlei, abbatte un avversario, palla messa fuori, fisico prorompente per Vanderlei, utilizza tutto il corpo per giocare sul campo. Lancia in avanti verso Da Silva, ultimo il tocco proprio suo, sfera messa fuori, allora ricomincerà la squadra ospite, controllo il numero 6 Fagnani per Galieti, pallone messo fuori, cercava Cannatà, Galieti ora Cannatà dietro per Galieti, in mezzo d'uomo riesce a far filtrare, però si avventa sulla sfera Vanderlei, carica il tiro, chiude tutto Galieti, palla che sfila sul fondo del campo per la rimessa che sarà comoda per Da Silva. Da Silva per Murillo, Baviera, tiro di Viera, aveva visto il Varto verso Filippini, si è chiuso però rapidamente, potremmo dire così, messa laterale in zona Trobbiani. Vanderlei per Adriano, lo scambio dello stretto, ancora Vanderlei, tutto chiuso, Galieti e poi Pacchiarotti, rinvia in avanti Texera verso Torres, l'apertura di Torres, quindi poco tempo questa volta Da Silva, palla che si spegne in fallo laterale. Gestito da Unitati d'Aprilia, poi qualche modo la Silva prova a rubare la sfera, ancora la Silva aggressivo su questo pallone, tiene alto il pressing del Minturno, anzi altissimo devo dire così, questa tra consegnata ad Adriano, da Silva ancora Adriano, si vede il pallone, giro palla che premia Murillo,
Da Silva ancora, riesce a mettere il varco verso Adriano, sfera fuori, bella l'occasione. Quindicesimo minuto da giocare, tutto chiuso per Vanderlei, va a giocarla ancora il Minturno. Da Silva per Adriano, il tocco per l'altro da Silva, Morillo, tutto chiuso, allora preferisce ripartire Vanderlei, indietro verso da Silva sul lato sinistro del campo, tutto chiuso, cerca lo scambio, si gioca sul fino, qui vuole il passaggio verso Morillo, non si concretizza però lo scambio della sfera, messa che sarà da giocare per gli ospiti, Pacchiarotti verso Fagnani, cerca di smistare il pallone Fagnani, Torres, quasi Karahiri, e invece lo è, autogol, anzi gol di Fagnani, ma praticamente il tiro l'ha fatto Torres, 1-1 quando c'è da giocare il 14:39, cambia il risultato e praticamente le due squadre adesso sono a pari punti, 1-1. C'è il cambio, una squadra ospite, entra De Cicco, dato fuori l'autore del gol Fagnani, anche Galietti fuori, preso il suo posto il numero 8 Galati. Pallone per Adriano, Vanderlei segue Canata, il tiro stoppato di petto, poi Pacchiarotti prende la superstrada. Qui è bravo Torres a bloccare il pallone, riparte il Minturno con Luis Garcia verso da Silva, si chiude il passaggio, troppo di fretta per Luis Garcia, è andato fuori Murillo. Canata, controllo della piglia, qui Adriano lascia scorrere, non poteva arrivarci Di Cicco. Sfera che ripartirà da Adriano con calma, verso Panata, anzi verso Luis Garcia, Panata Tomazza ancora in panchina, con il giocato dalla squadra ospite, Canata che adesso ha un po' dietreggiato il proprio ambito di gioco, Canata in avanti per De Cicco, tiro da distanza, andiamo a fare per il numero 23 ospite Pacchiarotti, unico del quintetto iniziale, oltre lui Cannata a rimanere in campo, però è giocato e perso dall'United Aprilia, sfera che si perde a lato e potrà ripartire dalla squadra ospite, Luis Garcia per Adriano, da Silva con comodo, porta il pallone in avanti, uno dei più ispirati da Silva quest'oggi. Sfera che sarà da giocare per la squadra ospite, 13:27, Filippini cerca il pallone in avanti, Luis Garcia poi da Silva in mezzo a tre uomini, non riesce a passare, in qualche modo recupera il pallone, lanciato poi da una di Lapiglia, allora Torres proprio per Luis Garcia, è entrato Treglia a posto di Texera, Luis Garcia domestica il pallone, cerca Vanderlei, Vanderlei in qualche modo per da Silva che era ripiegata all'indietro, Vanderlei chiama in avanti la Silva, il passaggio per verso Luis Garcia, dietro il pallone per Vanderlei, la botta alta sopra la traversa, 12:49 da giocare, lancia avanti i Filippini, De Cicco riesce a stoppare, arriva rimorchio praticamente tutto lo United Aprilia, poi Cannata alza alto sopra la traversa, buona azione di De Cicco però, calcio d'angolo per gli apriliani, sparato su Luis Garcia, pallone che torna al mittente, De Cicco di testa in qualche modo stoppa, poi mette giù, lo sposta praticamente Vanderlei, si vola il allenatore del Minturno, para ottimamente il numero 22 ospite Filippini. Va
avanti per Treglia, taglia tutto il campo, nulla da fare per lui. Squadra ospite che ha nel numero 23 Pacchiarotti, uno degli under. Gli altri sono De Santis, Tetti e Busti. Allora, avanti per De Cicco. Serve il pallone, poi lo consegna all'indietro per il numero 8 Galati. Pacchiarotti impatta contro la Silva, ancora Galati. In qualche modo riesce a far filtrare De Cicco. Buon il suo lavoro, Treglia. Mette in fallo laterale. Sobbalza tutta la panca ospite. Vai Ruben che è l'ultima partita. Il tiro e qui Ruben chiude. Ruben Treglia mette in fallo laterale proprio davanti al proprio portiere. Pallone che dovrà ripartire dal corner. Pacchiarotti, il tiro e c'è il gol. Cambia il risultato 2-1 Pacchiarotti. .53 da giocare in avanti la Unione di Davriglia. Murillo per Treglia, quasi inaspettato il vantaggio della squadra ospite, che però stava comprimendo in un turno la propria area. È entrato anche Panato Tomez, quindi Treglia, Adriano, Murillo e Panato Tomez. Panata dietro per Murillo, tutto chiuso, torna praticamente da Borra, il lancio costo costo. Panata, poi Pacchiarotti appoggia dietro su Filippini, che non ci pensa due volte, praticamente chiama in causa il collega Di Pali. Treglia subito a fronteggiare il numero 8 ospite Galati, poi indietro per Murillo. Adriano, ancora Murillo, riesce a intervenire questa volta sul pallone. Sfera fuori, fuori Pacchiarotti, dentro il numero 24 Tetti, un under per un under, potremmo dire così. Lancia in avanti Torres, si prende il pallone ben coperto comunque, difeso da Tomaz. La sfera per Treglia, scambio con Murillo. Murillo tutto chiuso, indietro ancora per Treglia. Gara che comunque sembra avere ritmi veloci al momento. Time out, tutti in panca, 10:41, 1-2 in avanti la squadra ospite. Da Silva per 1-0, poi Fagnani 1-1 al 14:39, 11:53, praticamente circa un minuto fa, l'1-2 siglato da Pacchiarotti, che porta in avanti lo United d'Aprilia. Si farà sentire adesso Vanderlei dei suoi ragazzi. Già 18 minuti dall'entrata in campo, un turno che ha provato a bussare ma alla fine è uscito a testa alta la Piglia, si è riportato in avanti. Termina il time out. De Cicco, Galati, il numero 11 Armenia che entra in campo, quindi esordi per lui, il numero 24 Tetti. Questi sono i giocatori in campo per l'Unità d'Aprilia: Adriano, Murillo, Treglia e Panata Tomaz, oltre a Iborra e Filippini, due portieri. Murillo è indietro per Treglia. Panata Tomaz non riesce ad agganciare, Adriano lo chiama all'ordine praticamente di concentrazione. Richiesta di Adriano, ma poi Panata Tomaz prova a scappare via, riesce a superare il primo, frana sul secondo, non ha da fare. Passaggio, pallone messo fuori in zona panchina di Vanderlei, però può ripartire la squadra ospite in chiave difensiva perché in turno attacca sempre dalla sinistra verso destra. Treglia, il lancio in avanti, Tomaz deve fare un po' di straordinari su quel pallone, non riesce ad agganciare, poi sfera fuori. Messa che serve a battere per Adriano verso Treglia. Murillo cerca la velocità, spintonato, messo giù da Tetti. F-
fuori Panata, dentro Vanderlei. Questo è il cambio di Vanderlei, che è praticamente entrato per sparare la bomba. Viene richiamato intanto Panata dalla panca per il giocatore, nulla di grave. Calcio di punizione da battere, una posizione abbastanza interessante, di poco a sinistra della porta difesa da Filippini. Vanderlei potrebbe cercare Treglia addirittura, anche se dovrebbe concludere di sinistro di lì. Vanderlei invece impatta su De Cicco, poi prova a ritirare, non la fare, prova un muro, riparte la squadra subito abortito da Treglia. Vanderlei tutto chiuso, e viene forse Treglia sul numero 11 Armenia, becca una pallonata in faccia, ovviamente tutto involontario. Che ripartirà dal minturno Adriano in avanti a cercare Vanderlei, ma l'eterno allenatore del minturno, passaggio verso Texeira. Adriano cerca un varco, non trova spazi, il passaggio a cercare l'avanzata numero 8 Galati, chiude bene Treglia, fallo però da parte del giocatore minturnese. Time out, questa volta è Trobbiani a chiamare i suoi in panchina, sicuramente qualcosa da dire, anche perché ultimamente è salito il livello del minturno, anche per smorzare un po' l'inerzia ha chiamato i suoi in panca l'allenatore dell'United d'Aprilia. Il risultato però dice che ancora la squadra ospite è in vantaggio, un turno che ha imboccato un periodo nero, potremmo dire così, dopo la partita con la Cisterna. Non si è più ripresa la squadra minturnese dopo la sconfitta contro il Cisterna, è arrivato qualche risultato positivo, ma è stato un semplice palliativo, potremmo dire così. Un turno che ha dalla sua anche il riposo in coppa contro lo Juvenia, anche lì un 3-3 su questo campo che lascia un po' pensare. Calcio di punizione allora, Galieti rientrato in campo, Galieti, Tetti e ovviamente De Cicco e il numero 8 Galati per battere questo calcio di punizione. Quando il cronometro dice che i primi 10 minuti sono passati all'archivio, il tiro di poco fuori, bella bordata da parte di Galieti, è stato comunque un tocco del giocatore del minturno. Dovrà ripartire allora l'Unione di Capiglia a cercare di bussare la porta di Torres, però butta le ortiche questo pallone. Arriva il campo, il cambio di nuovo, Armenia dentro, Galieti fuori, Murillo gioca per Vanderlei, Murillo poi il passaggio per Treglia, Treglia sulla posizione, Murillo preferisce tenere il pallone sotto il posto, c'è il fallo di Tetti, il secondo fallo, il numero 24 già battuto da Vanderlei. Pallone fuori, non giocato benissimo questo pallone, rimessa già battuta per Filippini, taglia tutto il campo Filippini, Murillo si abbassa, sfera che scorre via, Torres per Murillo, l'appoggia fuori Armenia, Murillo la battuta proprio per Murillo, il passaggio a cercare Vanderlei, lo scavetto per Adriano, gira al volo Adriano Filippini, ottima la sua parata,
Poi Murillo lascia scorrere per Iborra. Triglia Vanderlei, il passaggio non stretto per Texeira. Vanderlei si gira, ancora un varco e la chiusura di Filippini. Salito in cattedra il portiere di Unione di Aprile in questo frangente, due ottime parate. Texeira dietro per Murillo, perde forse un istante per calciare. Ma riparte con Vanderlei. Vanderlei tutto chiuso, si muove bene Unione di Aprile. C'è il varco, allora Adriano rimane sul posto. Era partito praticamente più Galati che Adriano su quello spazio che si era creato. Vanderlei ancora a passeggio col pallone. Treglia indietro per Torres. Passaggio per Adriano. Indietro per Treglia, Murillo. Sulla fascia opposta per Vanderlei. Giro palla che non preme il minturno. Fuori Tetti, rientra Pacchiarotti. Vanderlei la botta fuori. Serie di cambi per la Piglia, sorge anche per Pacchiarotti, l'altro Pacchiarotti ovviamente. Fuori il numero 8 Galati. Filippini smanaccia un pallone in avanti e poco non riesce a correggerlo il compagno numero 23. Vanderlei avanti, Armenia sceglie bene il tempo, anticipa secco Murillo. Ancora il pallone messo in avanti verso Armenia, il tiro di Armenia taglia la porta, doveva fare. Schema chiamato dal minturno, pallone per Torres. Murillo per Da Silva, porta a passeggio la sfera. Adriano per Vanderlei, passaggio a cercare proprio Da Silva. Ora per il giocatore numero 9 Da Silva cerca il dribbling, supera un avversario, non il secondo. Potrà ripartire allora il pallone del Vanderlei, chiama Adriano, preferisce giocare a poco sul numero 10, la girata di poco al lato. 6 minuti e 28 da giocare, in realtà sono in campo da 27 i giocatori. Murillo di testa, poi Adriano per Vanderlei, lo scambio verso Murillo. Pallone ancora per Murillo, qui svirgola abbondantemente fuori. La giocherà Filippini. Lancia avanti per De Cicco, Filippini. Armenia sembrava dover arrivare al portiere il pallone. Pallone messo fuori praticamente in zona panca del minturno. L'arbitro blocca tutto. C'è da mantenere la distanza. Battuto per Armenia il tiro. Victor praticamente su De Cicco. Non riesce a girare in avanti De Cicco. Pacchiarotti. Ancora il giro palla dell'Unione di Aprile. Da Silva superato da Pacchiarotti. La chiusura di Adriano, tutto regolato secondo il direttore di gara, palla fuori. Messa laterale che sarà a battere da Adriano. 1-2 che non cambia, 5-48 da giocare. Adriano proprio davanti alla porta di Torres. Da Silva verso Adriano, tutto chiuso però. United che marca pressing altissimo. Murillo lo attende Armenia, lascia per Da Silva. Vanderlei ancora per Da Silva, giro palla che porta Murillo, poi verso Da Silva, scavetta poi Murillo. Buono schema, buona azione, va il pallone alto sopra la traversa, lancia in avanti Borra, comodo. Da Silva subito in avanti, tiro chiude Pacchiarotti, questa volta non la fare per il minturno. 5 minuti da giocare. Da Silva provano a bussare i minturnesi alla porta di Unione di Aprile per trovare il pareggio. Verso Murillo il pallone qui De Cicco, conquista un'ottima sfera. Volta in avanti, poi finisce il giornale Pacchiarotti. Pacchiarotti prova a volare da solo, non la fare all'indietro, deve ripiegare addirittura sul numero 5. Poi Filippini. Passaggio qui buono per Pacchiarotti, si gira, sfera fuori. Buona l'occasione,
per lo United Aprilia. Murillo in giro per Da Silva, lascia per Vanderlei, anticipato secco Da Silva, non approfitta la squadra con Cannata, è entrato in campo adesso, fuori anche De Cicco, ritorna numero 6 Fragnani, Pacchierotti, cercare Cannata, si presenta davanti a Torres, sfera fuori, ma lo United che quando parte in velocità sembra essere devastante. La tiraia di Borra qui praticamente consegna il pallone a Cannata, poi torna Adriano a prendersi il pallone, Da Silva passaggio a cercare Murillo, ora Da Silva praticamente il fallo di Cannata. Ci sono le proteste della panca del United Aprilia, ma inamovibile il direttore di gara. Terzo fallo per l'Aprilia, 1-2, 3:56 a giocare. Corretta la posizione di battuta. Vanderlei a battere. Passaggio per Adriano, non va a fare per lui, taglia il campo, sfera fuori. Tanto c'è questo tiro e mi turno, pallone fuori. Qui si complica un po' la vita del United. Cannata riesce a chiudere verso Pacchierotti, sfera fuori. Torna ancora in possesso con Adriano. Passaggio per Vanderlei, cerca spazio Vanderlei. Qui a terra Fagnani, la parata di Filippini. Ti beccano Vanderlei e Cannata. Murillo, qui c'è la chiusura del numero 5 ospite Pacchierotti, chiama lo schema Vanderlei, pallone che dovrà ripartire dal minturno di Cannata, intercetta l'ultima sfera. Pacchierotti spara lontano, non ha da fare, inviato fuori il pallone. 3:04 da giocare. Da Silva, questo primo tempo che ormai sta per chiudersi. Murillo, Adriano, Da Silva, buono lo scambio, uno stretto, poi Vanderlei preso in controtempo, non poteva far altro Vanderlei che non guardare il pallone andare fuori. Buona la rottura qui di Da Silva, Cannata commette fallo. Fuori Da Silva, dentro Panata. Quarto fallo del United d'Aprilia, 2:48 a giocare. Panata dovrebbe calciare lui, proprio in zona della panchina di Trobbiani. Si è aperto a ventaglio in turno con Adriano e Vanderlei sulle due fasce. Panata la botta, chiusa la barriera Pacchierotti, poi Panata a mettere fuori, viene a rimettere dall'esterno, dentro la Silva, fuori Panata. Bisogna asciugare con lo scopettone. Cannata, sarà lui a rimettere in gioco, cercare uno dei due marcatori di questa gara. Fagnani è in panchina, ma Pacchierotti è in campo. Delena approfitta praticamente per uno stop and go rapidissimo.
che riparte per Filippini, lancia in profondità Iborra, comodo, lancia avanti proprio il capitano Vanderlei, stoppa lui, non il capitano, l'allenatore, capitano è Petronzio, Vanderlei però ancora il pallone per lui, prova a fare il varco, il tiro Vanderlei. Tanto si accende un po' la mischia, basta a terra un giocatore, entra in campo anche Trobbiani. Boom. Si scivola sul campo. Si è alzato un po' di mischia dalle panchine. Sembra essere tornato tutta la normalità. Gli arbitri avranno il loro da fare adesso per sistemare la situazione. Di batti becchi, sembra non essere successo nulla. Pallone allora che dovrà ricominciare. Mi sono perso di dove stava, però sarà Filippini a giocarla. Ok, sembra essersi ristabilita la calma e l'ordine. Mentre deve andare fuori uno degli accompagnatori del minturno. Ovviamente 2:18 da giocare, avevo detto le ultime parole famose che la gara stava scorrendo veloce, non è stato così. Tanto dovrebbe andare fuori un altro dirigente dell'Aprilia, no? Nulla da segnalare. Bisogna asciugare però il parquet in zona molto umido. Come che sarà scodellato dal direttore di gara. Dovremmo ritornare a giocare, dovremmo ritornare a vedere il futsal. Tutto ok. Allora, si riparte. Pallone che sarà scodellato dai due arbitri, 1-2 che persiste. Lei poi lo riconsegna al numero 22 Filippini. Si riparte allora a giocare, lancia davanti, piano di testa per Da Silva. Canata torna a difendere il pallone, Vanderlei si prende la sfera, potrebbe aprirla per Adriano, anzi per Da Silva, il tiro, sfera fuori, buona l'azione del minturno, ma nulla da fare. Pallone per Canata,
si torna su Torres. Murillo per Da Silva, avanti a cercare Vanderlei, taglia quest'altra parte per Adriano, intercetta bene Adriano, messo giù, c'è il fallo di Cannatà, quinto fallo. E 44 a giocare per l'Unione di Aprilia con il fardello del quinto fallo. Il pallone sarà giocato da Adriano. Da Adriano, passaggio a cercare Vanderlei, si accende Vanderlei, il varco, il tiro, la botta ed il gol 2-2, la segna Vanderlei. Due pari, Vanderlei rimette le cose in pareggio, devastante, gli basta un'azione a questo giocatore certe volte per segnare. Pareggio di nuovo a 1:37 da giocare. Mezza Aprilia che forse si è un po' raffreddato, non è fuori, si è un po' raffreddato nel battibecchi, potremmo dire così. Murillo esce a vuoto, Filippini indietro per Adriano, deve ripiegare adesso il Minturno, è andato fuori causa Filippini, ma il pallone non ha preso il verso giusto per la squadra di casa. Adriano in avanti per Vanderlei, ferma il pallone, poi Da Silva la gira, palla sul palo, spero che ripartirà allora per Filippini, lancia in avanti Murillo di petto, elegante il suo stop, messo giù Da Silva, l'arbitro lascia continuare, passaggio a cercare Vanderlei, in mezzo per Da Silva, anticipando secco. Allora riparte la squadra ospite, qui c'è il fallo da parte di Da Silva, si alzerà il giallo probabilmente per Da Silva, c'è il fallo comunque, 45 secondi, fuori di Murillo, ammonito Da Silva sull'intervento ai danni di Cannatà, si è alzato il giallo, due pari, 45 secondi prima del riposo per le due formazioni. Deve essere riposizionato, tanto problema Murillo, sempre alle prese con una pubalgia fastidiosa il giocatore del Minturno. ...43 minuti dall'ingresso in campo delle due formazioni, ne mancano 45 per spegnere i 20 minuti giocati. Cannata la botta, la chiusura Adriano, anticipa anche il proprio portiere. 39 secondi da giocare con lo United che sta attaccando. È giocata da Cannatà, la botta di Cannatà, pallone che torna praticamente all'indietro per l'appoggio parte numero 8 Galati, che si accontenta poi della rimessa laterale. Galati verso Filippini, la spara in avanti per De Cicco, la tocco di De Cicco, non riesce a mettere in movimento Cannatà, ma è stata buona la giocata di De Cicco, fa quasi funambolico. Vanderlei saluta De Cicco e se ne va. Vanderlei la mette in mezzo, Cannatà anticipa tutti, poi Adriano, passaggio per Da Silva, un po' defilato, la chiusura di Filippini, chiude il varco, ovviamente chiude questo primo tempo, 8 secondi, chiama lo schema Vanderlei, Panata Vanderlei sul posto, in mezzo a cercare Adriano, la sfera per Da Silva, bisogna tirare, Da Silva la mette in avanti, De Cicco va a tirare, ma termina qui il primo tempo, 2-2 il punteggio tra Minturno e Unione d'Aprilia. Da Silva il vantaggio per il Minturno, Fagnani, Pacchiarotti e poi il pareggio del Minturno di Vanderlei. Ci sentiamo alla ripresa. Pallone
messo fuori in fallo laterale Iborra da Silva, Teixeira e Robles in campo per il minturno. Dall'altra parte ci sono De Cicco, Pacchiarotti, è rientrato anche Fagnani e Armenia, ovviamente i due portieri Torres e Filippini. Immagini guidate dalla nostra esterna 3 di Nicola Dell'Anno. Intanto c'è questo pallone sparato alto dal minturno, però ovviamente c'è una deviazione, rimessa che sarà per Da Silva a giocare a cercare Teixeira. Un turno che deve fare a meno di Brossi, ormai da più di due settimane. È un po' uno dei migliori marcatori del mio turno, Brossi. Problemi per lui. Murillo, cercare Teixeira. Va in giro per Da Silva. Lascia poi il pallone sul posto per Murillo. E qui Murillo si ferma, mette fuori il pallone, non ce la fa, va fuori, dentro Panotta Tomaz. Problemi di pubalgia, bloccano Murillo. Questa allora da giocare per Torres, il pallone istituito da De Cicco. Tiro di Da Silva, Robles riesce a intervenire sul pallone, per la sfera passeggio Robles. Robles, possesso palla, il turno Teixeira, 2-2 il punteggio. Tomaz scivola all'indietro ancora per Adriano. De Silva, Da Silva prova i dribbling su Fagnani, prende la via esterna, nulla da fare per lui. Filippini la lancia come viene di testa, poi anticipato De Cicco da Adriano. Buono il tocco di Pacchiarotti. Gioco, Pacchiarotti, la rimessa si era proposta Armenia, si torna invece dietro da Filippini. Filippini qui la gioca malissimo, è già ripartito per Da Silva. 18 minuti da giocare, Da Silva, Robles torna all'indietro per Adriano, tutto chiuso. Si accontenta comunque del fallo laterale. Sarà Adriano a giocarla, già battuta per Da Silva. Silva un po' in affanno su questo pallone, poi prova a prendere il varco, sfera fuori, nulla da fare per il giocatore del minturno. La rimessa laterale già battuta da Pacchiarotti, quella che torna poi dal numero 23, non si chiude il triangolo con Armenia. Adriano perde forse una frazione di gioco. La Silva tutto chiuso, allora De Cicco, Pacchiarotti si presenta alle prese contro Torres, nulla da fare, pallone sul palo. Tiro intanto di Robles, palla fuori, rischio, corso dal minturno, c'è stato il palo pieno. La squadra ospite, intanto rientrato Van der Ley, chiamato in panca Robles, va il numero 9 in posizione di battuta, spera consegnare a Panato Tomaz. Van der Ley prova a seminare Armenia, torna ancora a giocare per Van der Ley e compagni, verso Adriano. 16:52 De Cicco in qualche modo era riuscito ad entrare in contatto col pallone. Panata Tomaz, il tiro fuori, messa a giocare per Filippini, c'è che lancio lungo in avanti, fa ottima guardia Adriano, poi Da Silva però serve per De Cicco, si ferma De Cicco quasi a fare la sponda, non trova compagni però. Allora Adriano con calma può fare i partiti suoi. Passaggio verso la Silva Armenia, il tiro Filippini, comunque il pallone non era nello specchio, concede comunque il corner alla squadra ospite.
di Robert Adriano, cerca il dribbling Adriano, poi da Silva, Murato, da De Cicco. De Cicco però porta via il pallone, un po' macchino su questo tangente. Vanderlei chiuso da Fagnani. La ripartenza sarà ancora di Vanderlei. Deve servire qualcuno, trova Adriano. Ancora Augusto Vanderlei. Basiliano porta a passeggio la sfera. Prova a prendersi un varco all'indietro per Thomas. Il tiro, Filippini risponde presente in questo caso. Adriano per Da Silva. Gira per Panata. Panata che poteva forse tirare a chiusura di Armenia. Spera che non trova un proprietario, poi Di Cicco l'appoggia fuori. In out il pallone da giocare per Vanderlei che trova Panata in avanti. Panata si sbraccia, va a far passare il pallone. Adriano la botta, apre troppo il compasso. 15-22, già 5 minuti all'archivio. Pacchierotti in avanti per De Cicco, prova a dubbiaccare Adriano, il tiro e c'è il gol di Adriano, di De Cicco. 3-2, quasi in maniera inaspettata, potremmo dire così, passa in vantaggio lo United d'aprile, un turno che prestava, invece lo United mette dentro 2-3. È entrato Luis Garcia, è uscito Panata, avanti per Vanderlei. Scaletto a cercare Da Silva, Da Silva porta a passeggio il pallone Adriano, che farà altro che accompagnarla fuori. Armenia, passaggio per Da Silva, passaggio di Fagnani, non riesce a trovare un compagno, poi fuori Adriano, dentro Treglia, la giocherà Vanderlei per Treglia, poi Luis Garcia, ancora per Luis Garcia il pallone da Da Silva, cerca Treglia, deve centrare Luis Garcia, l'appoggio per Da Silva, il tiro, la parata di Filippini, poi il tiro di Filippini. I casi sono due: o non sa a chi passare il pallone o confida tanto nelle sue doti balistiche. In questo caso il portiere l'ha buttata via ancora una volta, capita spesso il portiere di United d'Aprilia. Luis Garcia, tutto chiuso, passaggio per Da Silva verso Vanderlei, qui Fagnani con De Cicco, si prende il pallone Fagnani, il tiro e il palo pieno. Parte Treglia, lascia per Vanderlei, arriva Di Cicco, praticamente aspetta tutto lo United d'aprile, in questo caso Vanderlei. Luis Garcia gira palla, Treglia riesce a superare l'avversario, mette in mezzo Luis Garcia e qui Filippini compie il miracolo. Ora Treglia per Vanderlei, il tiro alto sopra la traversa. Filippini a cercare De Cicco, probabilmente fa da boa, un pivot avanzato, vecchio stile De Cicco. Sfera che termina fuori, la potrà giocare la squadra di casa. Da Silva in avanti per Vanderlei. Vanderlei, passaggio verso Luis Da Silva. Fagnani può partire lui. Era fuori però, chiusi tutti i varchi, pallone che riparte per i minturnesi. De Cicco ruba il pallone, il tiro, poi la parata di Torres, spara alto, poi Luis Garcia a liberare la propria area di competenza. C'è Armenia libero per l'Unione di Aprilia, però è servito proprio per Armenia. Qui si aggiusta il pallone ma non riesce
numero 11 a cercare la porta di Torres. Qui c'è la mano di Sgarzia, imboccata da Pacchiarotti. Primo fallo. 12:45. Armenia per Fagnani. La salvataggio per Sari Fagnani, si invola, poi Torres lascia scivolare il pallone via. Dentro Adriano, fuori da Silva. Stop and go volanti, potremmo dire così. Passaggio verso Treglia. Sera. Treglia, Vanderlei. Vanderlei porta a passeggio Armenia. Il blocco stile basket, poi Treglia. Qui c'è la parata di Filippini. Risponde presente su questo pallone. Sfera che dovrà ripartire dal corner, già battuto per Texera. Triangolo a cercare proprio Adriano. Chiude Fagnani. Pallone per Vanderlei, meta, devo dire così. Filippini va a cercare Di Cicco. Vanderlei, il passaggio verso Da Silva, all'indietro a cercare Treglia. Vanderlei che è di fisico, sposta gli avversari. Ancora per il numero 9. Si gira, buona la parata dei Filippini. Pallone in profondità, Treglia, in qualche modo dopo il controllo di Borra. Di Sgarzia non riesce a imbeccare Adriano qui. Nulla da fare. Filippini lancia in avanti per il neo entrato. Qui c'è il fallo di Luis Garcia, batte letteralmente Galati. Partita che ha perso un po' di appeal, un turno che gioca, ma praticamente Rovinelli della Piglia l'ha messa dentro. Primo tempo che si era chiuso sul 2-2, poi De Cicco ha cambiato gli equilibri, potremmo dire così. La botta a Torres, si oppone bene Pacchiarotti, praticamente compagno il pallone fuori. Invece di Filippini. Controllo. Metti la versione in mezzo. Pallone chiuso, ma c'è il fallo. Sicuramente il minturno 10-05 da giocare. È arrivato un fallo. Potrà giocarla allora la squadra con Cannata. Lancia avanti di Cannata, De Cicco domestica un buon pallone, la mette giù, poi Adriano anticipa il diretto avversario, sfera fuori. Time out, tutti in panca, 9:56 a giocare, 2-3 il risultato. Al momento decide De Cicco, il numero 9. Vanderlei ha chiamato i suoi in panchina, sicuramente un risultato che sta stretto ai minturnesi, ma giustamente chi la mette più volte dentro porta a casa la posta in palio. Una gara che comunque non è spumeggiante come al solito. Ovviamente Rinaldi da Piglia ha tutto l'interesse di addomesticare la gara, di renderla più morbida. Adriano, Treglia,
Ruiz e Van der Leyen, in turno De Cicco, Cannata, Pacchiarotti e il numero 8 Galati per gli ospiti. Si può tornare a giocare allora. Treglia porta per Adriano, scambia proprio con lui in avanti a cercare Luis Garcia sul posto per Treglia. Allora Cannata parte in velocità, De Cicco è in mezzo, si perde il pallone. Cannata, buona la giocata di Treglia, Luis Garcia non riesce a far tirare il pallone, De Cicco carica i suoi. Lei alle prese con Cannata, prova ad ubriacarlo. Vanderlei si chiude il varco. Che sarà a battere in calcio d'angolo. Vanderlei si gira, chiude tutto Filippini, nulla da fare. Turno che ancora gioca Adriano, vuole il momento da parte di Treglia, non va a fare, non si muove ancora Adriano, è preso con De Cicco, tutto chiuso, passaggio a cercare Treglia, tocco di De Cicco, esce Victor Iborra, poi cerca di tirare il tiro qui para Filippini, guadagna un corner per come dire così in turno. Uno che attacca e bussa alla porta del United da Piglia. Luis Garcia per Treglia, il pallone cercato in mezzo, non va a fare, ancora corner. Indietro per Vanderlei. Vanderlei prova a ubriacare De Cicco, che resta lì. La botta, ancora corner. Pallone per Adriano, Vanderlei, non si apre il varco. Veglia ripiega su Iborra. Luis Garcia, tutto chiuso, Iborra. Lancia in avanti, Vanderlei, bello stop. Uscì un gol una volta già in questa stagione, simile, molto simile. Passaggio a cercare Adriano. Quello Adriano, tutto chiuso. Cannata fa densità su di lui. Toglia Murato. Pallone di Adriano. Verso Luis Garcia, ancora Adriano prova a cercare il barco, poi l'indietro per Vanderlei, cerca il movimento Adriano, ancora una volta fa il lavoro da pivot, pescato fallosamente questa volta dal direttore di gara. L'arbitro dice devo fischiare io. Quarto fallo per il turno, 0 per lo United Aprilia. Questo è un altro campanello d'allarme. Luis Garcia, 7.38 da giocare. Vanderlei cerca un compagno su cui smistare, lo trova in Adriano, fa varco Adriano, ancora con Vanderlei, Armenia su di lui, non lasciano varchi a Vanderlei i giocatori dell'Aprilia, che adesso fanno quadrato, potremmo dire così. Luis Garcia, tutto chiuso, Pacchiarotti, ultimo tocco il suo. Adriano per Vanderlei, si è liberato Treglia, tutto chiuso però. United gioca a testuccine praticamente, tutta difesa dai propri pali. Treglia ha in nuovo Vanderlei, Armenia, passaggio a cercare Adriano, il passaggio che filtra per Treglia,
Patrice Garcia non va a fare l'ultimo tocco suo. E qui ci sono crampi per Luis Victor Iborra. Crampi per Iborra, telecomandati quasi. Si fermano i due allenatori a fare qua praticamente un time out volante. Lei discute con i suoi ragazzi, almeno quelli dalla panca. Non ci sono cambi al momento, rimane in campo Iborra, mentre è pronto ad entrare da Silva. E 52, ovviamente ultimi minuti veramente veloci da giocare. Si è alzato Iborra, nulla di grave per lui, stiamo preoccupando. Il pallone lo giocherà la squadra ospite. Cicco, sfera che termina fuori, un tocco però di Adriano. Armenia la batte per Filippini, il tiro lascia scivolare fuori Borra, passaggio per Adriano. Luis Garcia, ancora Luis Garcia per Adriano, anzi per Augusto Vanderlei. Tutti avanti, chiama Vanderlei i suoi, passaggio verso Adriano. Comunque il pallone rimane per il minturno, Luis Garcia, il tocco di Pacchierotti, alza sopra la traversa. Sfera che sarà da giocare per Triglia. In mezzo per Adriano, riesce a girarla in porta Adriano. Veramente è mancato pochissimo. Filippini lancia a cercare di Cicco, lo stop, colpo di tacco, tutto chiuso. Uno che fa buona guardia, Vanderlei saluta, se ne va, prova ad accentrarsi. Vanderlei murato, passaggio verso Treglia, sfera fuori, messa già battuta Vanderlei. Mette fuori il pallone Vanderlei, bisognerà asciugare il parquet. Mentre va fuori Vanderlei, va dentro da Silva. Strano il movimento di Vanderlei, ha messo proprio lui il pallone fuori. Forse stanchezza per Vanderlei. Luis Garcia, Treglia da Silva e Adriano. Passaggio di ritorno praticamente per Iborra, fuori Treglia, dentro Cardillo. Pallone per Adriano, passaggio a cercare Luis Garcia, pallone torna per Iborra, da Silva non filtra il pallone. 5:30 da giocare, 2-3 il risultato che non cambia. Lancio in avanti, qui Pacchierotti favorisce la parata di Filippini che con comodo riesce a far viaggiare in avanti. De Cicco in qualche modo stoppa il pallone, commette fallo Adriano. De Cicco, pallone già battuto, para Torres. Quinto fallo per il minturno, fuori Garcia, dentro Panato Tomaz, va fuori Galati e va dentro Galieti.
Calcio in punizione. La calcerà Galieti, specialista, perché ovviamente è entrato solo in occasione di calci da fermo. Va Galieti, la parata di Borra. Questa battuta per Pacchiarotti, Armenia. Messa laterale, la batte ancora per la squadra ospite. Armenia, il passaggio che non filtra, Panarottama, per da Silva, Pacchiarotti riesce a inserirsi sul pallone. Cardillo per Adriano, passaggio buono per Cardillo, tutto chiuso, pallone che però non esce. 4:48 da Silva. Diano il passaggio verso Cardillo, cerca un varco, Pacchiarotti stoppa la sfera, poi il sombrero per Galieti. Armenia, in testa da Silva, pallone comodo per Filippini, lancio in avanti, Torres, esce bene lui, il passaggio in avanti però, pallone termina fuori. Armenia per Filippini, 4:21 a giocare, De Cicco. Armenia prende il varco, riesce a far fuori il pallone, da chiude il turno da Silva, tutto chiuso, non tiene il pallone numero 6, in qualche modo si lotta, Cardillo porta a passeggio la sfera, l'appoggia su Panato Tomaz, all'indietro per Cardillo, da Silva, il turno che deve fare a meno di Murillo, uscito per problemi di fibalgia, sfera per Cardillo, va fuori Cardillo, rientra Vanderlei, passaggio è per Pacchiarotti, Torres, esce lui, in qualche modo Adriano, c'è anche Torres a portare la superiorità numerica, passaggio per Vanderlei, da Silva, cercare Panata, gira per Vanderlei, Vanderlei, Adriano, da Silva per Victor, mette in mezzo, non va a fare il pallone, Adriano per Vanderlei, fanno girare il pallone ancora per il portiere, Vanderlei per da Silva, Vanderlei cerca il varco per Victor, e qui Victor mette addirittura in fallo laterale. Pallone che torna per mettere a Victor Borra. 2:48, Minturno che gioca praticamente alla ricerca del pareggio. Non sarebbe male comunque contro questo United d'Aprile, che dimostra veramente di avere ottimi numeri. Da Silva per Panata, il tiro di Panata. Poi Adriano e Victor lo mette dentro. 3-3, Victor Iborra, la pareggia il Minturno con il proprio portiere. Palla in mezzo e time out. Iborra nell'estasi del gol segnato, non si ravvede del time out, tutti in panca, 2:30 da giocare, 3-3, Iborra. Quando mancano 2:30, la mossa del portiere di movimento ha premiato Augusto Vanderlei. Almeno in questo frangente. Termina il time out, squadre che tornano in campo, fa quadrato Vanderlei con i suoi. Mentre De Cicco è già lì pronto a battere sulla mediana, 2:30. Possono bastare per segnare a una delle due squadre e cambiare di nuovo gli equilibri. 3 pari.
corre una canotta Iborra per distinguersi, soprattutto se gioca a volante, perché può confondersi con qualche uomo della panca. Si può ripartire a giocare. Pacchiarotti prova a prendere il varco, chiude tutto a piano. Giocherà la squadra ospite, 2:23 da giocare. Armenia De Cicco riesce ad agganciare Vanderlei. Fanno sentire i tifosi del Minturno da Silva. Il tiro, Filippini para e blocca il pallone. Sfera termina fuori. All'indietro a cercare lo spostamento e il tiro, tutto chiuso. Parte di panata. 1:50 da giocare, è entrato anche Galieti. Pacchiarotti prova a cercare il varco, trova forza l'angolo. De Cicco rimane in avanti, sarà Pacchiarotti a battere, però cercare Galieti, in mezzo per De Cicco, bello lo stop, colpo di tacco, palla fuori, ma buono il movimento di De Cicco. Allora, già davanti per Panata, non riesce a filtrare Armenia per De Cicco, un turno che deve cercare l'attacco ma deve saper difendere questi ultimi minuti. Vanderlei per Adriano, è una piglia che ha un po' l'amaro per il pareggio del Minturno, un turno che potrebbe addirittura andare a rischiare la vittoria, ma ovviamente credo che un 3-3 possa star bene agli uomini di Vanderlei, soprattutto perché dopo il gol stanno solamente difendendo. Panata intanto riesce a intervenire, si gioca nello stretto da Silva. Il tacco a cercare Panata, scivola in due da Silva e qui c'è il fallo da parte del numero 23 Pacchiarotti. L'arbitro si era perso il fischietto. 57 secondi. Da Silva fuori, Cardillo dentro, questa è la mossa di Vanderlei. Quando mancano 57 secondi, cinque falli per il Minturno, due soli dallo United Aprilia. Cardillo a battere il calcio di punizione. Cardillo la botta di poco al lato, parte la squadra ospite, fuori Cardillo, dentro da Silva, pallone per De Cicco, scivola De Cicco, non c'è fallo secondo il direttore di gara, sarebbe il sesto fallo. Pallone verso Adriano, arriva da Silva a rimorchio, Panata non riesce ad agganciare. 40 secondi ovviamente all'arrembaggio per le due formazioni. Passaggio verso Adriano, lascia scivolare il pallone e il tiro, Panata che si mangia forse l'occasione della partita. Nulla da fare per lui. Batte Vanderlei Adriano, 32 secondi, De Cicco prova a involarsi, il fallo di Da Silva, ci sarà il tiro libero. Tiro libero di Da Silva, ammonito, e rosso per lui. Secondo giallo per Da Silva, gli arriva il rosso. Unico ammonito della gara, Da Silva va fuori.
e qui praticamente deve compiere il miracolo Iborra. Certi falli vanno evitati a 28 secondi dalla fine della gara, non c'è riuscito da Silva e qui concede a Galati, che dovrebbe essere uno specialista della squadra ospite, la possibilità dell'all-in praticamente. Pronti, Galati può decidere questa partita. Tiro libero che si fa attendere, ma praticamente è quello che decide la gara. Galati, tiro, c'è il gol. Gol di Galati e passa in avanti la squadra ospite. 4-3 dello United Aprilia. Quando mancano 28 secondi, Galati non perdona. A 25 secondi, fortuna che adesso praticamente dovrà solo attaccare. Questo pallone messo fuori da Teixeira. Non aiuta, 19 secondi. La Piglia sicuramente cercherà di fare Medina con il pallone. Vanderlei domestica la sfera, da questa parte c'è Treglia, Vanderlei vuole andare da solo per Victor, batterà Adriano, proprio per Vanderlei, lo scambio tra i due nello stretto, passaggio verso Iborra, la chiusura di Filippini, 2 secondi, la gara è finita praticamente, azione, bisogna solo tirarla in porta adesso per Vanderlei. Il tiro di Treglia, murato, e vince lo United Aprilia 3-4, porta a casa la contesa la squadra ospite. Il gol Fagnani, da Silva il vantaggio in un turno, Fagnani, poi Pacchiarotti, Vanderlei per il 2-2 che ha chiuso il primo tempo, poi De Cicco, Iborra e Galati che su tiro libero ha deciso la gara. Ringrazio Nicola Dell'Anno che ha guidato la nostra parte tecnica. Ultima gara di novembre per il Minturno, non si chiude nel migliore dei modi. Adesso arriverà dicembre e vedremo cosa succederà per i minturnesi che tornano a casa questa sera con purtroppo una sconfitta. Grazie per essere stati con noi e linea che va alle interviste. Petronzio, Minturno che perde praticamente sul filo di lana, una gara abbastanza accesa contro questo Aprilia. Sì, più che filo di lana, una lama di rasoio. Agli ultimi 20 secondi su un fallo ingenuo, che ci potrebbe anche stare il fallo, ma la munizione per l'espulsione, dai, era un po' troppo eccessiva, però la partita è stata tirata fino all'ultimo secondo, come si è visto, è stata anche una bella partita, molto molto tirata. Senza scuse per nessuno, perché ce la siamo giocata apertamente, noi, loro, loro, noi. Abbiamo segnato con il portiere, non di movimento, cioè un portiere proprio che gioca da movimento, quindi cioè, che cos'altro possiamo dire, con una squadra con 3 assenze grandissime, purtroppo... Siamo... Diciamo che novembre non è stato il mese del Minturno. No, non è stato assolutamente un mese del Minturno. Però comunque ci siamo, è una classifica cortissima, avversari molto forti, tutte le squadre che abbiamo preso si sono comportate in mezzo al campo eccellentemente, nulla da togliere a noi, nulla da togliere a loro, ci metterei la mano sul fuoco per poter giocare tutte queste partite a questi ritmi, bellissimi, veramente belli. E ovviamente vincere però. Sì, vincerle perché è quello che ci tocca fa, purtroppo sì, però che fa? Succedono pure queste cose durante i campionati, sono 3 partite che abbiamo perso, sono 9 punti, sono tantissimi, perché purtroppo sono tantissimi,
noi ci stiamo perché ci alleniamo intensamente 4 volte a settimana, anche 5. Purtroppo, come avete ben visto, è vero che abbiamo delle riserve valide, ma abbiamo avuto delle perdite, Brossi che purtroppo non c'è, Murillo che fatto male ha giocato, fatto male ancora oggi, Adriano gioca con la stiratura al quadricipite destro. Cioè, che altro dobbiamo fare? Purtroppo il mese dei morti tutti quanti a noi ci è arrivato. Va bene. Tutti quanti no, solo a noi. Allora, in bocca al lupo e speriamo in un dicembre nuovo. Speriamo, in bocca al lupo, bellissimo campionato. Una bella gara per l'Aprilia, a un certo punto sembrava quasi scappare via, è arrivato il gol all'ultimo, praticamente nell'ultimo giro di orologio. Sì, veramente una grossissima partita da parte nostra e da parte loro, perché loro sono veramente bravi. Sul giro palla mettono tanta difficoltà, hanno qualità. Diciamo che nell'arco della partita abbiamo avuto alcuni episodi favorevoli e un ragazzo che si è fatto male molto bravo, quindi comunque mancando anche quel giocatore lì siamo stati avvantaggiati. E siamo arrivati fortunatamente ai 5 tiri liberi, ai 5 falli, e lì la partita è un po' cambiata. Però questa è la mia, è una squadra che riesce a soffrire fino alla fine e diciamo gli ultimi minuti riesce sempre a dare quel qualcosina in più. E boh, fino a che dura noi ce la prendiamo e sono felicissimo veramente. Novembre ha un po' cambiato gli equilibri di questo campionato, è sparito il Cisterna, è sparito un po' il Minturno, la classifica è cambiata tantissimo dal primo a oggi. Sì, vabbè, io credo che le 4-5 che stanno sopra, quindi dal Pol, Fortitudo, Minturno, lo stesso Cisterna, comunque siamo là per conti, e oggi posso mettere anche noi, perché io avevo detto dopo Minturno, e si capiva bene questa squadra che voleva fare. Oggi posso dire da metterla là tra le grandi, perché comunque è andato di fatto. Io credo che il Cisterna sta dentro, il Minturno sta dentro, siamo 5 squadre e alla fine dell'anno ci giocheremo sicuramente quei 4 posti, una vittoria del campionato e 3 posti per andare a fare i playoff.